Ciao a tutti e ciao a tutti, non vi spaventate, sono sempre io. Oggi ho deciso di fare un make-up abbastanza scuro sia sugli occhi che sulle labbra e ovviamente a tutto c'è un perché. Allora, per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere il risultato finale. Ho utilizzato degli ombretti scuri come ad esempio l'oro scuro, verde petrolio, viola e un bianco come punto luce. Non ho applicato eyeliner, niente di niente, solo una matita color carne all'interno dell'occhio e mascara nero. E ho fatto questo trucco perché voglio farvi vedere questo make-up con la seconda ed ultima palette della collezione autunnale di Avon, ovvero la Femme Fatale, questa qui. Ovviamente ho fatto il tutorial con la prima palette che si chiama Traction, vi lascio giù nell'info box il tutorial che ho fatto il mese scorso. E questa è la palette. Ho utilizzato tutti e quattro gli ombretti da asciutti perché sono molto pigmentati, tranne il bianco, però come punto luce va più che bene. Questo è il risultato finale e a me piace sinceramente tanto 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 tanto, un po' meno le mie sopracciglia, però per il resto ci siamo. Per quanto riguarda le labbra, ho voluto provare questo. Si chiama il Super Stay 10 ore, la tinta per labbra della Maybelline. E questo qui è il numero 380 Timeless Plum. È uno degli acquisti che ho fatto durante queste ultime due settimane. Ecco qui. E mi piace tantissimo, quindi assolutamente ve lo consiglio, ha una buona tenuta. Ovviamente io non uscirei così con gli occhi scuri e labbra scure. Magari farei un trucco simile, lasciando magari questo gloss sulle labbra e fare degli occhi abbastanza leggeri, magari con un filo di matita e mascara, oppure il contrario, quindi utilizzare la palette di Avon, questa qui la Femme Fatale, e fare comunque le labbra abbastanza nude. Niente, questo è il risultato finale. Aspettate un attimo, mi è caduto il caspitello che utilizzerò per questo tutorial. E nulla, se vi va seguite il tutorial. Allora, ovviamente io ho già fatto la mia base, poi non ho applicato blush ma bensì una terra satinata di Kiko, la numero 102, ok, ed è questa qui che mi piace tantissimo. Ho fatto un po' di contouring. Dopodiché sulle labbra ho utilizzato la matita labbra di Essence che si chiama Soft Berry ed è il numero 05, che è una sorta di color prugna, ecco qui, e poi sopra appunto ho applicato la tinta per labbra della Maybelline New York, che tra l'altro è un bellissimo colore sul melanzana prugna. Va molto di moda questo colore, come ben sappiamo ormai da un bel po' di tempo a questa parte, durante questo periodo autunno-inverno. Poi avviciniamo un pochino, ovviamente vado a mettermi, che brutte sopracciglia, la mia mollettina, vado ad applicare il mio primer solito di Essence Love Stage su tutta la palpebra e anche sotto e vado a sfumare. Sai che sarà abbastanza lungo questo tutorial, però e, ok, in questo modo qui. Un attimo che mi allontano. Ok, una volta aver applicato la mia base vado a prendere la mia palette di Avon, la Femme Fatale, voilà, vado a prendere il mio pennello a penna abbastanza grande, la marca è Le Chicche, e il mio primo ombretto, ovvero questo che è un bellissimo viola matte. Ne prendo un po', sbatto e lo vado ad applicare verso la parte esterna dell'occhio, proprio qui, e il colore lo vado ad applicare nella piega e poi con movimenti circolari lo vado a sfumare e arrivo come sempre a metà tra il sopracciglio e la piega. Ora, dorso della mano, scarico il colore in modo tale che vado a pulire un po' il mio pennello e poi vado bene a sfumare. In questo modo ho creato una specie di ombra, come una piccola base, ecco, per ombretto. Ok, in questo modo qui. Adesso vado a prendere caspitiello, il mio ombretto, questo qui che è un oro scuro shimmer, e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile, così,
vado ad applicare ancora un po', tamponando. Il colore lo vado ad applicare anche un po' sotto, quindi qui. E ok. In questo modo. Poi vado a prendere il mio pennellino a penna di Essence piccolino, il mio verde petrolio, che come ben sapete il verde in generale è il mio colore preferito, questo è un verde petrolio shimmer. Lo vado ad applicare, dopo averlo sbattuto bene per togliere via l'eccesso, verso la parte esterna del mio occhio, in questo modo. Dopodiché, scusate se sentite vibrare, ecco, era mio marito. E il verde petrolio lo vado ad applicare verso la parte esterna dell'occhio e qui anche sulla palpebra e nella piega, sfumando bene. Ecco qui. Ah, maritino, maritino, ma questi mariti, ma anche a voi chiamano così spesso? Ma vabbè. E nulla. Quindi vado poi a sfumare anche un po' su, in questo modo, e sfumo bene, in questo modo. E ora parte la piccola sfumatura con piccoli tic 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 tocchettini verso sopra, ecco. E questo è quello che in teoria dovreste ottenere. Ora vado a prendere un pennellino di eyeliner, il mio verde petrolio, e vado a fare una linea sotto. Quindi qui. E anche qui, in questo modo qua, e lo vado a congiungere verso la parte finale del mio occhio. Ok, adesso vado a riprendere sempre la mia palettina, vado a riprendere il mio caspitiello e l'oro scuro e lo vado a riapplicare sulla palpebra mobile, non tutta la palpebra mobile, però buona parte sì, in questo modo, anche per avere, diciamo, un punto luce. E poi vado ancora a sfumare, in questo modo qui. Ok, in modo tale che, vedete, non c'è stacco netto tra il verde e l'oro. Adesso vado a prendere il mio pennello della marca Le Chicche, il mio viola matte, ma veramente di punta, scarico bene l'eccesso e lo vado a riapplicare qui, in questo modo. Ok, adesso ultimo ombrettino, ovvero il bianco, lo vado ad applicare con questo pennello, il bianco matte, e lo applico come punto luce. Quindi qui, sotto il sopracciglio, e poi lo vado ad applicare anche all'angolo del mio occhio. Ok, poi matita color carne di Yves Rocher, la solita che uso nei miei tutorial. Ok, mi applico un po' anche qui. E mascara, io uso questo qui di Pupa. E lo vado ad applicare in questo caso solo sopra, però se volete applicatelo anche sotto oppure cambiate mascara, se volete potete benissimo utilizzare anche uno colorato. E là là, mi sono sporcata, che bello. Ok. Questo, diciamo,
è il risultato finale. Ok, poi mascara per le sopracciglia di Essence. Vado a fissare le mie sopracciglia. E questo è il risultato finale. Io spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere poi se questa versione vi piace o se è meglio fare occhi scuri e labbra scure oppure il contrario. Cioè occhi chiari e labbra scure oppure occhi scuri e labbra chiare. Beh, insomma, avete capito. Ok, questo è tutto. Fatemi sapere se appunto vi è piaciuto e se sono stata soprattutto chiara nella spiegazione. Quindi palettina di Avon Femme Fatale assolutamente consigliata, tranne il bianco che è poco pigmentato. Vi saluto, un beso e al prossimo video. Ciao ciao!